valle del Parco. Questo è il secondo incontro che abbiamo fatto, sì, sul rischio idrogeologico veramente su quelli che sono i primi interventi da fare per mettere in sicurezza sia le strade che i centri abitati per quanto riguarda le zone interessate all'incendio di luglio di quest'anno. Noi come città metropolitana abbiamo organizzato e abbiamo chiesto ai sindaci di darci in breve tempo i primi interventi, alcuni già erano oggi pronti a darci questi interventi, altri hanno chiesto una settimana ancora. Ci sono stati anche sindaci che hanno chiesto a noi proprio di collaborare perché non hanno uffici tecnici che in questo momento possono assolvere, figure che possono assolvere a questo, e quindi hanno chiesto l'intervento dei nostri ingegneri e dei nostri geologi. Oggi è stata presente anche la Regione Campania e l'autorità di Bacino, invitate, che hanno dato la loro massima collaborazione, e con i comuni faremo entro una settimana ci faranno arrivare le varie richieste, quindi intervento, e con loro, immediatamente alla Regione e alla Città Metropolitana e al Parco Nazionale, faremo una serie di sopralluoghi per verificare le richieste fatte, quindi gli interventi da fare, sia da un punto di vista anche autorizzativo per sburocratizzare e velocizzare le procedure autorizzative, e sia per dare, come dire, al Presidente del Parco e quindi all'ente Parco dei progetti definitivi che poi dovranno essere finanziati. Sul dissesto idrogeologico tutti gli enti sul tavolo hanno un pezzo delle competenze. Noi come Parco interveniamo ovviamente insieme ai comuni, che devono supportarci dal punto di vista progettuale, finanziando gli interventi prima messi in sicurezza, e sul medio periodo invece lavoriamo ad un progetto complessivo di riqualificazione di tutta l'area Parco. Abbiamo approvato il grande progetto Vesuvio, che tra i vari assi ha un asse tutto improntato sull'ingegneria naturalistica finalizzata alla fruizione. Abbiamo già disponibili delle risorse del parco, quindi siamo disponibili con risorse proprie, quindi immediatamente disponibili, quindi non c'è un minuto da perdere, le risorse il parco le ha messe a disposizione delle altre istituzioni, c'è bisogno di arrivare quanto prima possibile a cantierare i primi interventi.